Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Matt, ma non ci fai più video su YouTube? Hai mollato YouTube? No, non l'ho mollato. Però giustamente oggi vi devo qualche spiegazione. Prima di tutto vedrete forse una qualità un pochino più bassa, non c'è la musica, il montaggio fa schifo perché sto prendendo il video proprio così e lo caricherò direttamente. Perché? Perché mi si è rotto il computer. E quindi è un problema, effettivamente, avendo un solo computer, cioè non necessito di più, però quello lì si rompe, è un problema, dovrebbe ritornarmi con l'inizio della nuova settimana, quindi incrociamo le dita, speriamo che non sia nulla di grave e che dall'Apple Store si muovano a mettermi a posto tutto. Vi voglio spiegare che cosa è successo negli ultimi 15 giorni, non è successo niente di grave, niente di brutto, però giustamente voglio darvi qualche spiegazione. La prima cosa che voglio dirvi e chiedervi è scusa. Siete stati carinissimi, avete scritto un sacco, ma a me è successo qualcosa di grave, sei malato? No, non sono malato. Avevo bisogno un attimo di prendermi una pausa, avevo fatto, si vede un po', di indigestione di video, di esposizione e avevo bisogno un attimo di fermarmi, capire quali erano i miei obiettivi, come stava andando un po' la mia vita. In verità non è stato nulla di programmato, è già la terza volta che registro il video ma non mi piace e quindi lo sto rifacendo, spero che questa sia la volta buona. Perché? Perché un giorno ho fatto un video, il giorno dopo registrare, montare è stato molto molto difficile, il giorno dopo ancora più difficile e quello che avevo bisogno era continuare a fare i lavori al podere, continuare a fare i miei lavori ma in silenzio, prendendomi i miei spazi, riprendendo un po' quella intimità che giustamente facendo video a volte non c'è, fai il video, ti blocchi il lavoro, fai eccetera, avevo bisogno un po' di questo, riprendere un po' di spazio anche per stare in famiglia, riposare, ho dormito un sacco, ho dormito credo negli ultimi giorni per ogni sera una media di 10-12 ore al giorno, sì, è tantissimo, però ero stanchissimo, non so perché. Ho fatto anche il test sierologico, sono a posto, non c'è Covid in me e basta, no, volevo solo dirvi questo, chiedervi scusa perché non si fa così con gli amici, non si scompare, è da stronzi e mi sono un po' comportato da stronzi, però da stronzo, scusate, però quello che mi hanno insegnato è sempre che tra amici basta chiedere scusa. Con questo non è che possiamo fare sempre tutto, però quando uno vuole bene all'altro chiede scusa e si può ricominciare pacificamente insieme dicendo vabbè, la prossima volta non farlo più. Ecco, io quello che vi dico è la prossima volta cercherò di non farlo più. C'era bisogno di una pausa, soprattutto perché ci sono un sacco di progetti. Sto parlando tantissimo con le persone, oggi sono venuto via da Christian, sono stato lì esattamente dalle 9 di mattina alle 4 di pomeriggio. Abbiamo parlato, è arrivato Marco, con una persona interessantissima, abbiamo parlato idee, progetti, dove vai, perché in questo periodo ho bisogno proprio di interiorizzare e capire esattamente dove andare. Perché il punto è questo, io sono passato da una nulla esposizione a una buona esposizione, quindi voi mi proponete un sacco di stimoli, progetti, idee o altro, a una sovraesposizione. Quest'anno sono stato visibilissimo, la community si è allargata e mi arrivano un sacco di progetti e quando uno riceve così tanti progetti e ha un carattere come il mio vuole fare tutto. Ma non puoi fare tutto materialmente, quindi devi ogni volta, per non perdere un po' te stesso, riaccentrare il punto, capire dove stai andando e imparare a dire anche no, oppure non ce la faccio, oppure una delle constatazioni che sto facendo è che mi servirà prima o poi una persona che mi aiuti con tutti i contenuti, quindi magari un po' il montaggio, gestioni, community, progetti, eccetera, eccetera. Qualcuno magari anche che sia un pochino più bravo di me.
E quindi niente, ci sono tante sollecitazioni, c'è tutto un nuovo progetto che tarderà credo di 15 giorni quest'anno, però parte, pieno anche quello grossissimo come progetto. Sono stato 4 giorni chiuso qua in ufficio a scrivere. Saluto. Sì, così. Vabbè. Scrivere. Non posso fare il taglio, mi dispiace se mi avete visto starnutire, perché sto registrando col cellulare, non sono bravo a fare i tagli, quindi lo caricherò in modo diretto. Bruttissima roba, però mi perdonerete. Insomma, tante bellissime cose. Sono veramente felice, orgoglioso di questa community. Ci sono anche degli spoiler che non voglio ancora farvi. Una cosa che non è bella è che probabilmente non farò il vino, perché continua a grandinare quest'anno, ragazzi, il vigneto. Vuoi che non ho fatto io tutti i trattamenti giusti, ho sbagliato qualcosa, ma continua a grandinare, quindi anche lì boh, vediamo. L'uliveto dall'altra parte è una gioia, perché c'è una buonissima produzione di olive, e quindi farò l'olio, quindi ci saranno tante avventure. Ripartirò con i contenuti credo la settimana prossima, appena mi arriva il computer, perché ho il computer rotto. Mannaggia a me, e quindi senza computer è un po' difficile fare montaggi, soprattutto li faccio tutti con la camera e non so come montarli. Quindi niente, vi chiedo ancora scusa, ripartiremo con i contenuti. Comunque, se rimanete, se vi iscrivete a Instagram, al gruppo Telegram, ora sono anche su TikTok, vedete che comunque lì ho sempre raccontato, perché sono andato comunque all'uliveto a metterlo tutto a posto, sono andato sempre al podere, cioè lì vi racconto man mano, nel senso che faccio la storia col cellulare, la carico e via, un po' più veloce, quindi è anche un buon modo per rimanere aggiornati. Io vi ringrazio veramente un sacco, ho provato a organizzare, sto provando a organizzare un giorno al podere, quindi il podere aperto. Il problema è che le normative del Covid sono abbastanza stringenti, cioè quando si capisce aumenta, non aumenta, possiamo vederci, non possiamo vederci, c'è la responsabilità, un po' di casini, però ora cercherò di fare anche questo. Basta. Farmer, ci vediamo a un prossimo video, la settimana prossima, e giuro che ricomincio. Scusatemi ancora. Ciao a tutti!